Sia chiaro, sia chiaro. Io non capisco una cosa, non capisco una cosa. È mai possibile che un tipo come Andrea Di Pré, che aveva prima la sua reputazione nel mondo dell'arte, era circondato da belle donne in abito da sera e spiegava i suoi quadri in una maniera molto elegante, un uomo di cultura. E poi è stato sputtanato sul programma di Mi manda Rai 3 perché al costo, cioè era pure disposto di raccogliere cifre, pure di vendere dei quadri, cioè che li vendono ai tabaccai, insomma, no? Insomma, adesso va in giro col microfono. Col microfono e col cameraman a intervistare puttane, prostitute, e lui c'ha il cameraman. Mentre il sottoscritto di estrema destra, uno che ama stare nel nazionalsocialismo, uno che anche di fascismo, di Casa Pound, uno che ama aiutare i poveri. Uno che è nato nella povertà e che vive nelle condizioni povere, uno che non c'ha un lavoro e sta cercando un aiuto dagli altri e gli altri se ne fregano, non c'ha il cameraman ed è costretto a fare tutto da solo. Quindi non c'ho il cameraman. I miei video li giro tutti nel giardino. Poi dite, sì, ma tu li giri sempre nel giardino, nel giardino, nel giardino. E beh, questo dipende da voi. Io non dico che un milanese, un valdostano, uno di Sondrio, uno del Friuli Venezia Giulia deve partire e venire qua. No, io chiedo a un fratello o una sorella salentina di aiutarmi. Quindi io vi faccio vedere il mio giardino, dove sono costretto da solo a girare i miei video quando c'è bel tempo. Adesso prendo la telecamera e vi faccio vedere. Ecco qua. Questo è l'albero di fico. Questi sono tutti gli alberetti. Vedete? Ecco qua. Ecco qua. Queste sono le canne seccate. Guardate. Questo è l'albero di limone. Adesso vi faccio vedere il giardino dove giro i miei video. Vedete? Guardate. Qui giro i miei video quando c'è bel tempo. Questi sono i piccioni. Ecco. Adesso vi faccio vedere dove c'erano le mie galline, che mio padre mi ha ferito, il cuore mi ha ferito. Questa è la gabbia delle galline, alcune vivevano là dentro, altre sfuse. Qua, guardate. Guardate. Quello era la moto di mio fratello. Guardatele, qui vivevano le mie galline. Qui vivevano le mie galline. Le ha portate in campagna le mie galline. La notte dormivano qui, dormivano le mie galline. Alcune dormivano qui, le altre dormivano lì. Guardate, ecco, qui dormivano le mie galline. Perché hai fatto questo, papà? Poi, durante il caldo del pomeriggio, si mettevano qui, si mettevano pure qua dentro. Vi faccio vedere. Oppure qua al fresco. Questa era l'acqua delle mie galline. Poi, quando uscivo, ecco, vi faccio vedere una cosa. No? Mi facevano il coccodè. Guarda, questa era la griglia della porta e io che uscivo da quella porta
no? Le vedevo in quella porta e mi facevano cocodè, 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 cocodè. Era una gioia per me. Mi salutavano, mi salutavano, mi salutavano. Adesso non ci sono più le mie galline. Chissà come stanno. Quelle sono i rucchi in dialetto salentino. Guardate, questo è un altro ripostiglio pieno di merda. Guardate le penne delle mie galline, le penne delle mie galline, le penne delle mie galline. Queste sono le casse dei rucchi, dei piccioni in poche parole. Ecco. Che brutto giorno. Guardate. Guardate. Guardate, guardate, guardate. 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 Ecco. Quello è un piccione. Guarda, guarda, non so se è veneziano, non lo so, non lo so, forse gli altri stanno qua, non lo so, ma vediamo. No, 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 le mie galline mi mancano. Non lo so dove stanno gli altri. Adesso andiamo nel giardino. Ecco, questa è una pianta di palma. Adesso riaggancio la telecamera sul treppiede. Oh. Allora, io vi voglio farvi vedere una cosa. Queste sono le mie mutande, queste qui, vedete? E io le indosso, e io le indosso. Come potete vedere, sono mutande rotte e io le indosso. Perché sono rotte? A furia di farmi le seghe, ecco, a furia di fare le seghe, ecco, questo dove piscio, dove c'è l'uccello, e qui dove mi sbatto le seghe, si sono rotte e io non le posso buttare, perché un paio di mutande costano 2 euro. Per risparmiare le indosso, finché non si distruggono ancora le uso. E sì, perché sono un tipo molto focoso e purtroppo io le donne non ce l'ho per evacuare il mio sperma, e allora le devo indossare. Vedete che buco, vedete? Questo significa che sono un tipo molto produttivo, un tipo che produce sperma, che un tipo molto che produce una grossa quantità di sperma. E purtroppo, non avendo una donna a disposizione per far evacuare il mio grosso quantitativo di sperma, devo usare la Federica. E questo ne soffrono le mie mutande. Vedete? Vedete? Ecco, poi a furia di sbattere si è rotta anche la parte di dietro. Ecco, si è rotta la parte di dietro. Queste adesso veramente sono sporche e le devo lavare. Però, voglio dire, non è che tutte le mie mutande sono rotte. C'ho anche quelle buone. Ecco qua. Questa è la parte di dietro. Guardate, c'è il disegno della tigre, e questa è la parte davanti.
Ecco qua. Ok? Oh. Però io non capisco una cosa. Dove l'ho messo quel foglio? Dove l'ho messo? Forse sta in cucina. L'altro giorno mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto: Giuseppe, vuoi l'elenco delle pagine bianche e quello delle pagine gialle? Ho detto: dammele. E sono andato a casa sua a prendermele. E ho trovato questo fogliettino, ve lo faccio vedere. Pianeta Oro. Questo pianeta Oro, vedete? Per la gente povera che è costretta, pur di campare, vende il suo modico quantitativo di oro. E niente, io dico, queste agenzie, questi malfattori che pur di lucrare prendono quel modico quantitativo di oro dalla gente, magari valori affettivi, no? Che ne so, la collanina di battesimo di loro figlio, oppure l'anello di fidanzamento dei genitori, dei fidanzati, pur di mangiare, no? Perché non prendono le mutande della prima scopata? Come la mia, per esempio, che io sono costretto a farmi le seghe, quelle non gli interessano. Cioè, non lo so, lì non c'è il guadagno, no? Però vogliono loro, però le mutande strappate no, le mutande strappate no, però loro sì, questi malfattori vogliono loro, però le mutande di Simone e Giuseppe non le vogliono, no, non le vogliono, sti malfattori. Perché le mutande di Simone e Giuseppe non le vogliono e vogliono loro? Io con sto cazzo che gli do loro, a parte che io loro neanche mi interessa, neanche mi interessa. Voglio meglio una grattugia, una grattaforma a gera elettrica che loro. Che me ne faccio io del loro? Che me ne faccio io del loro? Che me ne faccio? Quindi il mio consiglio di non dare loro a questi qua, di non dare meglio questi loro qua. Andate a rubare meglio una zucchina in campagna di notte che dare loro. Le mutande non le vogliono, no? Le vostre mutande non le vogliono, e sì, perché dicono: che me ne faccio? Che me ne faccio? Qua dietro a casa mia c'è un contenitore per la raccolta dei tessuti. Io ci se, quando una mutanda non è più valida, gliela vado a portare là, gliela vado a portare, perché a Nebbiano c'è la raccolta differenziata. Boh, se avete capito il messaggio, scrivetemi nei commenti, altrimenti mandate nel affanculo. Buona domenica e buon primo settembre.